La variante Delta dilaga, il trend è in crescita da nord a sud. Sono 5 le province monitorate: Napoli, Lodi, Verona, Caltanissetta e Ascoli Piceno. A metà luglio, sostengono gli esperti, la variante indiana sarà dominante in tutto il paese. L'unica arma per tenerla sotto controllo sono i vaccini. Dal sito del governo, aggiornato in tempo reale, sono 21 milioni e mezzo gli italiani immunizzati, il 40% della popolazione. Mancano però all'appello 215.000 insegnanti che rischiano di ritardare il ritorno sui banchi. L'anno scolastico è importantissimo, assolutamente. Adesso dobbiamo mettere in sicurezza tutti gli operatori scolastici, come ho detto. Ne mancano 215.000. Dobbiamo aumentare la percentuale, specie su alcune regioni che sono sotto l'80%. Liguria, Sicilia, Calabria, Sardegna, Trentino, Alto Adige e Umbria sono le regioni con i maggiori ritardi nella vaccinazione del personale scolastico. Nell'ultima settimana in tutto il paese sono solo 20.000 gli insegnanti che hanno ricevuto l'iniezione. Intanto, dall'ultimo bollettino del Ministero della Salute, l'epidemia segna una lieve risalita: 907 i nuovi contagi e 24 le vittime, con l'indice di incidenza in ripresa in 8 regioni. Siamo ad uno snodo decisivo della gestione della pandemia, ha detto poco fa il ministro della Salute in audizione alla Camera, ricordando un dato però che fa sperare: in 2 mesi e mezzo i ricoveri in terapia intensiva sono diminuiti del 95%.